Grazie Presidente. Innanzitutto mi voglio associare anche io ai ringraziamenti. Ringraziamenti al personale tutto del Consiglio Comunale, dell'amministrazione, di tutti quelli che hanno contribuito a questa giornata e a questo risultato che considero ottimo. Credo che sia il miglior bilancio che abbiamo approvato dal 2011 ad oggi. Un ringraziamento particolare al Vice Sindaco, che ha fatto un lavoro davvero importante, davvero un lavoro di squadra che mi rende orgoglioso della giunta, dell'amministrazione, della maggioranza e un ringraziamento anche all'opposizione, soprattutto a quelli che sono rimasti fino alla fine. Perché credo che sia comunque importante, ho apprezzato anche il contributo che è stato critico, costruttivo, mai attraversato da un ostruzionismo fine a se stesso. Quindi credo che sia una giornata comunque importante per la città. È un bilancio importante perché? Perché in un momento difficile, in cui anche l'ultimo governo, che pure ci ha abituato in modo roboante al cambiamento, ci ha invece confermato un taglio lineare di 120 milioni di euro tra Natale e Capodanno. Lo ricordava il capogruppo del mio movimento, Rosario Andreozzi, poc'anzi, che noi, forse senza nemmeno troppo spiegarlo, e credo che abbiamo fatto bene alla città, gennaio e febbraio soprattutto, abbiamo fatto i salti mortali per pagare gli stipendi. Qui ci ravvedo una responsabilità grave dei parlamentari, soprattutto del Movimento 5 Stelle. Mi dispiace che non ci siano Brambilla e Matano, che abbiamo ascoltato con attenzione, fino anche con un po' di fatica, pur anche videoregistrati dalla Matano, che mentre parlava Brambilla aveva come dire, l'afflato di osservare quali fossero evidentemente i miei comportamenti. A questo punto consentitelo, ma considerava alla fine anche più corretto, e mi costa anche un po' dirlo, Valeria Valente, che almeno te lo diceva in faccia, se il sindaco faceva una smorfia, o magari si girava a guardare qualcuno, non lo trovo corretto videoregistrare il comportamento della giunta, del sindaco, eccetera, ma questo attiene alla responsabilità dei singoli. Mi spiace che non ci siano perché l'avevo detto in faccia, come mia abitudine, però hanno sbagliato ad andare via perché si devono assumere le responsabilità. Il Salvaroma con 12 miliardi di euro è un'indecenza. Io questo l'ho detto subito e grazie alla voce alta che si è alzata da Napoli abbiamo avvertito la sensibilità di alcune componenti del governo, come ricordava oggi il vice sindaco, che immediatamente hanno convocato un tavolo in cui per la prima volta in questi 8 anni, con chiarezza, componenti del governo hanno detto che si deve affrontare il tema del debito degli comuni. Quindi serve alzare la voce. Serve alzare la voce, serve avere dignità, serve avere coraggio, serve avere passione, serve anche dire le cose per come uno le pensa. Non significa che io sono depositario della verità, ma io sento di dover dire che è una vergogna ritrovare 12 miliardi di euro ancora una volta per la città di Roma. E forse quell'alzare la voce alta è servita a convocare quel tavolo, a avviare un confronto e provare a trovare una soluzione che non registri figli e figliastri, ma un paese che sia unito, quindi se c'è da intervenire sul debito delle città italiane, si intervenga su Catania, si intervenga su Torino, su Reggio Calabria, su Palermo, su Genova, su Milano, su Roma e su Napoli. Soprattutto questa città ha dimostrato che in questi anni non abbiamo aspettato lor signori da Roma, ma ci siamo mossi da soli e il bilancio di oggi lo dimostra. Guardate, il bilancio di oggi è veramente importante. Io vorrei ripercorrere qualche aspetto con brevità, ma il fatto di aver confermato le risorse per tutti i servizi strategici della città di Napoli, aver messo in sicurezza le partecipate del Comune di Napoli e lo stesso Comune di Napoli, che se ascoltavamo certe volte le sirene di questi giorni, ci davano per falliti, il crack del Comune di Napoli, i conti in rosso, siete morti. Io vorrei sottolineare che questa città è l'unica in Italia che non ha privatizzato un servizio di rilevanza
costituzionale e, come ricordava la consigliera Rosaria Galiero, non ha messo in strada una persona. E noi chiudiamo questo bilancio importante per la vita di questa amministrazione, perché un po' il giro di boa, credo sia il bilancio più importante di questa sindacatura e di questa consigliatura. 15 anni di contratto di servizio per ASIA, che significa mettere in sicurezza l'azienda dell'igiene urbana, l'azienda che ha messo fuori la porta la camorra e il rapporto affari, politica e camorra che aveva creato l'emergenza nella nostra città. Abbiamo messo in sicurezza Napoli Servizi, che, come è stato ricordato oggi, ha dovuto sopportare un anno complicato, un anno in cui sembrava non esserci un futuro perché il contratto finiva al 30 giugno e noi lo ampliamo a 10 anni con 3 anni già finanziati e l'impegno politico istituzionale decennale. Scusate, i trasporti. Guardate, ve lo dico con molta sincerità. Noi avremmo potuto, soprattutto di fronte a un atteggiamento assolutamente indegno del presidente della regione Campania, dire: noi finanziamo ANM ma ci fermiamo al 31/12/2019, perché siete voi che volete privatizzare ANM. L'avete detto, noi abbiamo fatto ricorso, il TAR ci ha dato torto, stai cincischiando, non si sa che cosa vuoi fare. E invece noi, che crediamo nel trasporto pubblico, crediamo in ANM, crediamo nel fatto che noi come città possiamo continuare a gestire il servizio del trasporto pubblico per 3 anni, sottraendolo ad altro. Noi avremmo potuto pigliare i 54 del 20 e i 54 del 21 e darlo ad altro. Scusate, era un comportamento coerente. Qualcuno ci potrebbe dire: scusami sindaco, ma tu non sai ancora la regione che vuole fare, perché hai messo 54 milioni per il 20 e 54 per il 21? Perché ci crediamo. Ci crediamo nel rilancio di ANM, ci stiamo credendo tra mille difficoltà, e le abbiamo messi. E così tutto il servizio delle partecipate, e così anche il tema della valorizzazione del patrimonio immobiliare. Oggi Brambilla, che dispiace, comunque lui è anche una persona colta, è una persona che dovrebbe comprendere, non è riuscito a capire lo spirito del protocollo con cui abbiamo firmato con Cassa Depositi e Prestiti. L'unica città d'Italia in cui non ha firmato il contratto, il protocollo con Cassa Depositi e Prestiti per la vendita dei gioielli della nostra città, San Carlo, Maschiangioino, Boschi e quant'altro. In quel protocollo con i principali artefici dello sviluppo governativo del nostro paese, noi abbiamo firmato un protocollo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare, che non è la svendita. E secondo voi perché noi siamo riusciti, rispetto alle altre città, a firmare con questi colossi un protocollo di questo tipo? Perché Napoli ha un suo progetto, ha una sua visione, ha una sua potenza, ha una sua autonomia, ha una sua credibilità. Altrimenti ci avrebbero detto: ma voi siete con la canna del gas, voi non contate niente, volete un po' di ossigeno? Ci dovete dare San Carlo, ci dovete dare il Maschiangioi, altrimenti schiatterete. Invece no, insieme a noi, per un progetto strategico di valorizzazione, di rispetto del territorio, di difesa dell'ambiente. E poi perché questo bilancio è importante? Perché noi l'abbiamo connesso con una grande altra operazione che ho fortemente voluto e di cui ho trovato un consenso davvero straordinario in città metropolitana. Anche in questo Napoli è stata unica, una cooperazione istituzionale, il piano strategico, 430 milioni destinati a 92 comuni della città metropolitana. Noi abbiamo incastrato questo bilancio preventivo con 100 milioni di euro che saranno destinati alla città di Napoli per investimenti titolo secondo: verde, parchi, alberi, ambiente, strade, scuole, monumenti, 100 milioni, quello che ci avrebbero dovuto dare il governo nazionale e il governo regionale. Ce li siamo conquistati, in più i 200 milioni con cui adesso stiamo pagando i creditori del comune di Napoli, che non riuscivamo a pagare per il debito storico, i pignoramenti, i commissariamenti. Guardate, è davvero un grande lavoro che è stato messo in campo da questa città. I problemi ci sono, l'avete detto voi, i problemi ci saranno, le sofferenze ci sono,
ma questa città ha dimostrato in questi anni di avere grande capacità di resilienza, grande capacità di visione, grande capacità di mettere in campo il suo programma senza mai cedere al compromesso morale. In queste ore si stanno dilaniando. Mentre noi stavamo qua a discutere il bilancio, a Roma e nel paese si stanno dilaniando gli alleati di governo a chi più è infangato dell'altro. Il sottosegretario della Lega è indagato, Salvini lo difende, Di Maio dice dimettiti, Toninelli gli toglie la delega, giustamente Salvini dice ma se il mio indagato si deve dimettere perché il tuo non si dimette? Noi abbiamo tanti difetti, abbiamo tanti limiti, forse non riusciamo a raggiungere tutti i problemi, ma le mani continuiamo a tenerle pulite perché siamo lontani da questa merda, siamo lontani da questa merda, siamo lontani da questa merda, anche stasera. Quindi dilaniatevi fino all'infinito, non ci interessa, è un problema vostro, Napoli c'è, darà il suo contributo, non fa una battaglia solo per la nostra città, l'abbiamo dimostrato in queste ore, la battaglia per gli enti locali non è solo per Napoli, è per Catania, è per Reggio Calabria, è per Torino, per noi non interessa salvarci solamente noi, per noi l'Italia ha un senso se c'è coesione e non c'è rancore, se c'è solidarietà e non c'è violenza, cioè c'è amore e non c'è odio, l'abbiamo dimostrato. Quindi io credo che da questo punto di vista non sono d'accordo con Mario Coppeto, che ha fatto un discorso che condivido, che questo è l'ultimo bilancio. Io ho detto, come dire, che può capitare che sarò candidato alle regionali, del resto l'ho detto, il mio più grande alleato trasparente ed occulto è il presidente De Luca, l'ho detto più volte, suo malgrado lui non riesce a comprendere che più ci attacca, più è rancoroso, più odia la città, più ci viene contro, più ci spinge a candidarci, ma io credo che questa amministrazione durerà fino al 2021. Però sono d'accordo con te, Mario, che questo è il bilancio più importante. Questo è il bilancio che ci consente di andare, e chiudo, verso un dato a cui tengo molto. Tra l'età media di 60 anni, il predissesto, non puoi fare investimenti, non puoi fare assunzioni, non puoi fare nulla, noi stiamo mettendo in campo un piano triennale a cominciare dal 19 per non meno di 1500 assunzioni, che non sono i redditi di cittadinanza per pochi mesi per la formazione e poi c'è Truam sotto San Giacomo, non sono i 10.000 posti di lavoro che non esistono della regione ma sono corsi di formazione, sono 1500 posti di una città senza soldi che di fronte alla quota 100, di fronte al fatto che noi a settembre correremo altrimenti il rischio di non avere più personale per fare le carte d'identità e per rispondere ai cittadini, io credo che questa amministrazione con grande senso di responsabilità ha messo in campo un piano di assunzioni con contratti a tempo indeterminato in tutte le qualifiche determinanti per la vita della nostra amministrazione. Quindi alla faccia di chi ci diceva che eravamo morti, che stavamo fallendo, che c'era il crack, che non ce la facevamo più, noi ci possiamo fare anche piccolini, anche secchi, ma non moriamo mai. Se non altro perché amiamo profondamente questa città, io lo devo dire, è molto per amore di questa città e io voglio ringraziare davvero tutti nel chiudere, perché credo che oggi è una pagina importante. Adesso tocca a noi. I prossimi 2 anni non dobbiamo pensare ai progetti che saranno nel futuro, perché quelli li lasceremo ai candidati della campagna elettorale per il 2021. Abbiamo messo risorse, abbiamo messo investimenti, ci sono impegni per realizzare opere. Adesso credo, e questo è l'appello che faccio alla Giunta che c'è qua, e a quella che non c'è qua e che doveva stare qua, quello che dico a tutti i funzionari, impiegati, dirigenti e tutti, adesso nei prossimi 2 anni, consiglieri di maggioranza e di opposizione, io credo che sia interesse per la città, al di là delle posizioni differenti, che tutto quello che abbiamo deciso oggi, gli investimenti e le risorse, siano impiegati nel miglior modo possibile.
Poi ci sarà la competizione che non mi vedrà impegnato perché dopo due mandati non potrò ricandidarmi e credo che sia giusto che ci sarà una dialettica democratica. Io oggi ho visto un bel clima e di questo voglio ringraziare, ovviamente scontato che dica la maggioranza, ma voglio ringraziare anche l'opposizione perché credo che ha avuto un ruolo importante, costruttivo, franco, non ci risparmiano mai nulla, però credo che questa città sta dimostrando, devo dire la verità, di essere nettamente superiore alle schifezze complessive che si vedono in altre parti del nostro paese. Grazie e buonanotte a tutti.